E Radio Radicale, siamo col sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, il senatore Parachini, per parlare con lui del gruppo GEDI e di questa cessione di testate del Nord-Est. Allora, che ci spiega che cosa sta succedendo e che tipo di garanzie siete riusciti a strappare a GEDI? Allora, noi sappiamo che c'è una preoccupazione, quella dei lavoratori del gruppo GEDI, per un'eventuale cessione di alcuni quotidiani dell'area del Nord-Est. Io sono intervenuto immediatamente quando questa preoccupazione è emersa con lo sciopero dichiarato dai lavoratori del gruppo GEDI. Li ho incontrati i componenti dei CDR e i rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa, dopodiché ho avviato un confronto col Consiglio di amministrazione di GEDI. Le notizie che abbiamo sono quelle che effettivamente c'è una diciamo, valutazione di alcune manifestazioni di interesse, non c'è ancora nessuna trattativa aperta. Abbiamo chiesto al Consiglio di amministrazione GEDI e al gruppo GEDI di valutare con grande attenzione, perché non si tratta soltanto di una potenziale vendita, ovviamente in un regime di libero mercato, ma di una tutela di un patrimonio pluralistico come quello dell'informazione locale, assolutamente strategico, che fa riferimenti anche a valori costituzionali. Quindi noi chiediamo al gruppo GEDI che valuti le manifestazioni di interessi eventuali anche nell'ambito di un processo e un progresso dello sviluppo di quelle testate e ovviamente dei mantenimenti dei livelli occupazionali. È preoccupante il fatto che un gruppo come GEDI, che ha una diffusione capillare in tutto il paese con le testate che conosciamo, prenda questa decisione e ritiene che sul mercato possa esserci chi è interessato realmente, un soggetto che è realmente interessato ad acquisirle o che ha la forza di poterlo fare. Certamente che un gruppo come GEDI faccia una valutazione di questo tipo è sintomatico del momento non facile editoria. Se però ci sono altri gruppi solidi che sono interessati a queste testate, significa anche che il mondo dell'editoria non ha solo luci, non ha solo ombre, ma anche luci. Se ci sono interessi economici anche emergenti, è comunque una potenzialità di sviluppo nell'ambito di norme, ovviamente di tutele corrette per il settore editoria. Quindi non ci sono solo valutazioni negative. Io credo che più libertà di mercato ci sia, più editori sono in campo, migliore potrebbe essere il futuro dell'editoria. Senta, lei oltre a intervenire su questo, oggi ha fatto un quadro abbastanza preoccupante della situazione tra gli aumenti dei costi della carta, la chiusura delle edicole. È preoccupato per il quadro generale dell'editoria dopo l'uscita dal Covid? Certamente quella della chiusura delle edicole è una delle emergenze più importanti per quanto riguarda la carta stampata, perché sappiamo che soprattutto nei piccoli centri ormai le edicole stanno chiudendo, non si trovano edicole aperte di domenica e quindi la diffusione dei giornali continua a diminuire. I lettori dei giornali di carta stampata continuano a diminuire perché ormai solo la popolazione che ha più di 50 anni compra un quotidiano su carta. Ma allo stesso tempo c'è un forte interesse invece per l'informazione online. Questi due fattori non si stanno ancora ovviamente sovrapponendo né diciamo mitigando l'uno con l'altro, ma ci sono alcuni vettori, alcuni potenziali fattori di sviluppo. Noi dobbiamo guardare al sostegno del mondo che è in difficoltà, ma dobbiamo anche guardare allo sviluppo dei nuovi settori. Bene, la ringrazio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, il senatore Parachini. Grazie.